arrivato il portavoce del Movimento 5 Stelle del Lazio, Alessandro Di Battista. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui. Grazie. Grazie. Scusa, non mi stava accorto, ma questo è l'uomo di fondo qui dietro. E che dire, io saluto tutti gli abitanti di questa cittadina e chiedo, dopo tanti governi da una e dall'altra parte, dare una possibilità dei cittadini nelle istituzioni. Vi ricordo soltanto che un paio di anni fa, quando siamo entrati in Parlamento, la critica che ci hanno fatto più forte era quella dell'inesperienza. E poi guardo Luigi Di Maio presiedere l'Aula in quel modo, a 28 anni, e quindi penso che... E ritengo che fosse una critica pretestuosa, come tutte quelle che ci sono state fatte. La verità è che questo movimento va avanti con cittadini, ripeto, sconosciuti, soprattutto alle procure. Abbiamo fatto liste dovunque pulite, pulite, dovunque. È un movimento che si sta radicando sul territorio, entreremo in tutte le regioni, io spero che entreremo anche qui. Date una possibilità a questi cittadini, appunto, al di fuori dal sistema partitocratico. Io sono 2 anni che sto in Parlamento e quello che ho visto è... Mi piacerebbe... Grazie. Questo è veramente un regalo. Grazie. Zucchero. Normale. Voi, qua, voi lo prendete normale con lo zucchero. Certo, hai ragione, amaro, sì. Con la cannella. Vi dicevo, mi piacerebbe che... Innanzitutto siete sempre invitati alla Camera dei Deputati, potete venire, assistere, prendete un Malox magari. E mi piacerebbe che tutti i cittadini fossero per un giorno una mosca e potessero svolazzare nella Camera dei Deputati 24 ore. Votare il Movimento 5 Stelle sarebbe una cosa naturale, cioè se vedeste tutti quanti quello che vedo io quotidianamente, lo dico senza urlare, no? Alle persone magari dietro, qualcuno che pensa che il Movimento 5 Stelle siano urla e basta, lo dico anche sottovoce. Il Movimento 5 Stelle nasce esclusivamente per difendere i soldi dei cittadini, perché quello che vediamo quotidianamente sono ruberie, alcune legalizzate, altre illegali, tangentifici da un lato, altre volte i soldi nostri che ci sudiamo, le tasse che paghiamo altissime, le più alte d'Europa, finire in progetti soltanto per arricchire i soliti noti, spesso poi sono gruppi di potere che poi restituiscono il favore a politici, succederà anche in questo territorio certamente, attraverso pacchetti di voti, questo sistema. Io dico agli abitanti di Fondi, perché il voto di scambio esisterà anche qui, esiste dovunque. Io vi chiedo solo di farvi questa domanda: ma se un politico è disposto, prima di entrare nelle istituzioni, a comprare il vostro voto, cosa farà una volta che è entrato nelle istituzioni e non avrà più nessun tipo di controllo? Basta così, no, benissimo. Cosa potrà fare? Ecco, noi non vi chiediamo il voto, vi chiediamo di darci una mano, non vi daremo nulla in cambio se non il rispetto totale del programma. Per me, io ringrazio le forze dell'ordine che sono qui, la municipale, la polizia, però per me è un onore, dopo 2 anni in Parlamento, venire qua da solo, di nuovo senza scorte, ieri stavo sempre in piazza, è un onore, semplicemente perché il movimento può piacere o non piacere. Anche se in 2 anni non abbiamo mai ricevuto una critica specifica su una legge nostra, su un voto, non è mai successo. Può piacere o non piacere, però il fatto di continuare a camminare a testa alta, senza barriere, senza intermediazioni, senza forze dell'ordine, quando si muove Salvini si muove degli interi reggimenti, fateci caso. Il fatto quotidiano ha calcolato che per 8.465 agenti in totale hanno seguito i comizi di Salvini. Pensate, questi agenti, se fossero andati in giro a difenderci dai ladri, magari. Chi li paga? Chi li paga? Da quegli immigrati che rubano, perché ce ne sono, invece no, tutti dietro a Salvini. Ecco il movimento, dopo 2 anni. E questo solo perché abbiamo rispettato tutti i patti, ci siamo tagliati tutti quanti lo stipendio, abbiamo lavorato tanto, abbiamo rendicontato non soltanto le spese, ma il nostro lavoro giorno dopo giorno.
Io ho girato l'Italia soltanto perché credo fermamente che il cittadino si deve fare Stato, che non è più un discorso di un partito, della destra, della sinistra. No, è il cittadino, possibilmente che non sia mai entrato nelle istituzioni, quindi non sia neanche contaminato, che si deve fare Stato, deve prendersi delle responsabilità, come fanno i candidati qui di fondi, e deve dare un tempo limitato della sua vita a vantaggio della collettività. Cioè la politica è questa, non un lavoro, perché io poi li vedo, no? Io noto in Parlamento il problema grande, piove, vedo, governo Renzi, e io vedo che il dramma è il compromesso, scendere a compromessi in quel sistema significa sempre scendere a compromessi a ribasso. Per quale motivo le persone scendono a compromessi in Parlamento, magari entrano con le migliori intenzioni, da destra o da sinistra? Io non lo dico sempre, non sono tutti ladri, ma il problema in Italia non è soltanto il ladro, ma è la persona onesta che accetta di sedersi di fianco al ladro. Il problema è che le persone oneste che ci sono assolutamente a destra come a sinistra, in tutti gli schieramenti, per continuare per tutta la vita a mantenere un posto di lavoro, perché per loro è un posto di lavoro, tra l'altro strapagato, magari per tutta la vita, scendono a compromessi. Pensano, se è necessario continuare, per me se è necessario per continuare a stare qui, scendere a patti con quel gruppo che sì, ha nascosto dei rifiuti tossici, sì, ha causato dei tumori su questo territorio, sì, magari ha legami col crimine organizzato, ok, però se è necessario fare questo per, appunto, per continuare a stare in quel posto e magari fare del bene, perché poi le persone dei partiti sono armate dalle migliori intenzioni, allora io scendo a compromessi, senza renderti conto che se tu scendi a compromessi, sostanzialmente la mafia è quella, no? Scendere a compromessi al ribasso quotidianamente, quella è. Questi cittadini io non li conosco, sono qui, non conosco nessuno, siamo conosciuti adesso, sono stati decisi dalla rete, dal gruppo locale, sono cittadini censurati. E guardate che, se guardate tutte le altre liste, io penso alla Campania, con De Luca, Caldoro, quello che sta succedendo, un gruppo di impresentabili incredibili, incensurati, che non hanno mai fatto mandati politici, inesperti, sì, inesperti. Ma guardate che tutti noi che oggi siamo in piazza, e un domani succederà, possiamo diventare deputato e senatore della Repubblica. Io ci sto lì dentro, li vedo, anche culturalmente, le leggi elettorali, il porcello morale italico, non hanno garantito la presenza di una classe dirigente, come la chiamano questi di sinistra, adeguata. Non è così, anche culturalmente, ve lo dico, i parlamentari valgono poco, questo veramente ve lo dico perché li vedo quotidianamente. Il peggiore di noi qui oggi in piazza, il peggiore di noi è migliore del migliore di loro. Credetemi, credetemi. Questa che il deputato, il senatore lo potessero fare soltanto una nicchia di persone elitarie, è una balla colossale. Hanno degli uffici che gli scrivono qualsiasi cosa, non sono mai neanche capaci di improvvisare un discorso, un'idea politica, hanno tutto scritto, gli mandano la mail la mattina, devi dire esattamente questo. Cioè, questo davvero ve lo dico perché mi ha fatto impressione. Certo ci sono persone di qualità, dei professori, anche degli economisti, ma sono gli stessi economisti o professoroni che non hanno mai azzeccata una. È sicuro? È così? Voi direte, io sì, io pure un tempo pensavo così, ma io potrò mai finire alla Camera? Non conosco nessuno, non c'ho la camorra alle spalle, non c'ho gruppi di potere alle spalle, non c'ho una lira, ho speso io di campagna elettorale 145 euro, e alla fine sì, e pure voi, succederà anche a voi, entrerete e porterete avanti un testimone, perché poi questo è il movimento, le battaglie, noi vogliamo solo una scuola pubblica, vogliamo una sanità pubblica, vogliamo un paese dove non muori in attesa di un esame, di un esame parlo di un ospedale, no? Un paese dove l'informazione racconti un minimo la realtà e non menta in ogni modo sistematico, un paese dove il bene collettivo sia più importante del bene individuale. Dove ci siano delle tasse normali, non le tasse più alte d'Europa, e dove fare impresa sia incentivato, fare impresa. Un imprenditore è una persona che ha un coraggio incredibile, che crea posti di lavoro, qua ti fanno scappare. Io ho incontrato dei giovani medici, c'è stato un concorso semitroccato qualche settimana fa, e stavano protestando dei dottori medici,
che vogliono soltanto specializzarsi qui in Italia, e gli è impedito di specializzarsi perché non ci sono posti, nonostante chiunque frequenti un ospedale sa quanta necessità di medici ci sarebbe. E niente, mi raccontava, io starei qui in Italia con lo stipendio da specializzando che è 1800 euro al mese, invece mi tocca andare via e ho trovato lavoro a Stoccarda e mi pagano 4000 euro. Più di quanto mi pagano. E se ci pensate, le nostre tasse finiscono nell'università per formare giovani dottori bravissimi, ma poi i risultati se li godono i tedeschi, che vengono curati in Germania da dottori italiani che però sono stati formati grazie ai quattrini delle tasse del contribuente qui in Italia. È incredibile! Noi vogliamo un paese normale. Il Movimento 5 Stelle vuole un paese normale. Sappiate, lo dico sempre a quelli in fondo, quelli un po' più dubbiosi, però il dubbio è rivoluzionario, per cui veramente se state comunque qua perché c'è un piccolo dubbio, è ottimo. Vi dico che questo vogliamo, esclusivamente un paese normale, e lo stiamo ottenendo poco a poco con tanti risultati. Poi non ve li raccontano, però se c'è un'opposizione per la prima volta, se evitiamo delle porcate, delle ruberie, se scoppiano alcuni scandali, se per la prima volta negli ultimi 20 anni due politici, per la prima volta due deputati, uno di Forza Italia che si chiama Galan ed è l'attuale presidente della Commissione Cultura, pensate, e l'altro del PD che si chiama Genovese, se questi due per la prima volta negli ultimi 20 anni sono finiti in carcere, perché la Camera ha votato per l'arresto di queste persone, perché se per legge se devi arrestare un deputato deve dare il permesso alla Camera, è per il Movimento 5 Stelle che ha fatto un'opposizione così grande, costringendo la Camera a mettere in votazione, e Galan appena arrestato ha subito patteggiato, però ancora prende due stipendi, uno da parlamentare della Repubblica e uno da presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Ci avete fatto un piacere, bravo. Incredibile. Come? Ci avete fatto pure un piacere. Sì, quantomeno non prende la diaria. Meno. Ah, okay. Comunque è agli arresti domiciliari la prima volta, se ci pensate. Ci sono tanti questi risultati, chiaro, non si vedono, non vengono raccontati, e poi è anche complicato cambiare un paese dall'opposizione con tutto un sistema incancrenito, destra-sinistra, che non esiste più, è un'unica massa. Vi dico che ci vuole del tempo, però non lo faremo mai noi da soli in Parlamento. È necessario un popolo che tira sulla testa, che la smette di dire signor sì sempre, che la smette di trattare il sindaco o un deputato come appunto occhio, c'è il sindaco, c'è il deputato. No, che capisce che i diritti si chiedono a testa alta e non a testa bassa inginocchiati, perché sono i diritti. Bravo. Del programma di fondo avete già parlato voi, io vi dico che è di nuovo in marcia dopo un periodo forse un po' di difficoltà, il movimento è in marcia, entrerà dovunque, in tutte le regioni, faremo pulizia, faremo chiarezza, e ci temono moltissimo per quello che continuo adesso con le polemiche, fanno le solite cose, stiamo sotto attacco perenne, ma io non... Ale, spiega un po' gli affitti d'oro a questi cittadini che grazie a voi sono stati fatti fuori. Sì, pensate che successe, questa è una domanda mi ha fatto, successe che Violante, non so se vi ricordate, uno di centrosinistra, ex presidente della Camera, anni fa affidò ad un palazzinaro romano, un noto gentleman, detto Er Cavallaro, Scarpellini, sì, prese in affitto dei palazzi con i soldi nostri, i soldi della Camera. E questi palazzi nel corso degli anni, soltanto l'affitto, ci sono costati circa 500 milioni di euro, o 450 milioni di euro per intenderci. E con quei soldi si potevano comprare i palazzi, però evidentemente qualcuno ci ha dovuto mangiare. Noi siamo entrati e siamo riusciti ad ottenere una norma, utilizzabile tra l'altro in tutta Italia, per cancellare quegli affitti che sono eccessivamente onerosi. La Camera è riuscita a cancellare alcuni contratti con alcuni palazzi risparmiando 30 milioni di euro, che sono soldi delle tasse. Uno non le vede immediatamente queste cose, però sono soldi risparmiati da tutto lo Stato grazie appunto ad una leggina, una cosa scritta da due righe da Riccardo Fragoso, un mio collega che si è pagato gli studi, lui è laureato in giurisprudenza facendo il pizzettaro, tra l'altro a Trento, quindi immaginiamo che pizza su a Trento, ha fatto il pizzettaro, si è pagato gli studi ed è l'attuale segretario della Camera dei Deputati. Un ragazzo normale di 30 anni, laureato, perché io ricordo sempre a tutti che il Movimento 5 Stelle vanta il numero maggiore di laureati nella Camera dei Deputati, siamo l'88% dei laureati, i montiani, i bocconiani sono l'80%, queste cose non me le racconta.
Ricordo sempre, è stata votata dal PD e Forza Italia, no? Quella che ha visto. Oggi, se accendiamo le televisioni, senti la Meloni che attacca la legge Fornero, l'ha votata. Senti quelli del Partito Democratico, è uno schifo, siamo stati costretti. Ma da chi? Quando mai un parlamentare è costretto? Ecco, questa legge è stata definita incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Quindi dei parlamentari bocconiani, dei professori conosciuti in tutto il mondo, hanno votato e hanno scritto delle leggi incostituzionali. Ti dovresti dimettere per sempre, chiedere scuse e andartene, perché significa che non sai fare il tuo lavoro. Credetemi, per stare nelle istituzioni occorre molto impegno, occorre essere onesti. E l'onestà uno ce l'ha dentro, certamente, però dipende anche da quanto il popolo faccia pressione. Se noi consideriamo i rappresentanti, un parlamentare, non un onorevole della Repubblica, ma un nostro dipendente, io lo dico a tutti, che votiate o meno il Movimento 5 Stelle, io sono un deputato della Repubblica, voi mi pagate lo stipendio. Quindi io sono un vostro dipendente e voi tutti siete i miei datori di lavoro. Un datore di lavoro deve valutare come il dipendente fa il suo lavoro, se lo fa bene, nel caso lo può, gli può prolungare il contratto. Con noi del 5 Stelle lo si può fare solo per due volte. Se invece va male il dipendente, lo si licenzia avanti un altro. Questo è il meccanismo. E far sentire un deputato un dipendente e non un onorevole della Repubblica è il primo modo per sconfiggere la corruzione, perché guardate che la corruzione è un modo di staccarsi dalla realtà. Io lo dico sempre, io non ho mai preso tangenti, tranne questo caffè. Però penso sempre che debba dare, immagino, il corrompere o il corrompersi, quasi una sorta di ebbrezza. Una persona che ruba i soldi pubblici può pensare, io lo posso fare perché sono un onorevole, sono migliore del popoluccio, dà una certa ebbrezza. Queste persone che rubano, perché lo fanno quotidianamente, penso appunto che lo facciano perché si sentono distaccati dalla realtà. Quello però perché tutto questo meccanismo li stacca dalla realtà, ripeto, il modo in cui il popolo tratta spesso i cittadini, trattano gli onorevoli, non è giusto. Tutte foto, come se fossero delle star, non è così, sono dei dipendenti. Quindi se i cittadini si abituassero appunto a capire che queste persone, e mi auguro anche il futuro sindaco, che tutti prendi un impegno qui, rispettare il programma, essere un dipendente dei cittadini di fondi, se lo trattassimo in maniera molto equilibrata, si ridurrebbero le possibilità di contaminazione e di corruzione all'interno delle istituzioni. Perché io mi sentirei, lui si sentirebbe appunto un dipendente, non uno staccato dalla realtà. Il Palazzo Montecitorio invece fa l'esatto opposto, tende a staccarti dalla realtà. Se a me cade qualcosa, arriva subito un commesso che me lo raccoglie, mi aprono le porte, mi vogliono trattare, ci trattano come se stessimo nei palazzi reali della Francia del Settecento. E tu alla fine, se non stai attento con la testa, ci finisci a credere, ti inizi a sentire migliore degli altri e pensi, beh, perché io non dovrei aver bisogno della scorta? Perché quello ce l'ha Roberto Speranza del PD, ce l'ha, io no, che sono di meno di lui. Fai questo ragionamento malsano ed è lì che ti freghi. In un secondo, guardate, in Colombia si dice che se ti ungi un dito ti ungi tutta la mano. È un attimo e sei finito, e poi sei veramente diventato come gli altri. E poi hai bisogno della scorta, ma perché la scorta ti deve difendere dai cittadini. È così. Questo è un paese strano, no? Un paese in cui le forze dell'ordine spesso difendono appunto i ladri dai cittadini e non i cittadini dai ladri. Ma non è colpa delle forze dell'ordine che seguono il loro dovere, ma appunto dei comandanti, dei pezzi grossi, di Alfano, di questo ministro indegno. Io non vi devo dire una cosa, state qui, grazie, sapete tutto. Vi chiedo di fare chiarezza. E non potete sentimento a ricambiare. Cercavamo una porta per uscire, eravamo prigionieri in una stanza buia, non c'era più niente, eravamo lì. Pensavamo di non farcela, pensavamo che le finestre e le porte fossero murate, che non esisteva un'uscita. Poi abbiamo sentito un flusso di parole, di pensieri che venivano da chissà dove, da fuori, da dentro, dalla rete, dalle piazze.
erano parole di pace, parole di pace, ma allo stesso tempo parole guerriere. Le abbiamo usate come torce nel buio, come chiave da girare nella serratura per andare altrove, in posti sconosciuti, dove? Ma verso di noi, verso noi stessi. E ora siamo fuori, siamo usciti dalla luce, non siamo ancora del tutto abituati, stringiamo gli occhi, abbiamo anche un po' paura, siamo un po' timorosi, è normale, ma stiamo percorrendo l'unica via possibile. Quello che sta succedendo oggi in Italia non è mai successo prima nella storia delle democrazie moderne. Una rivoluzione democratica, non violenta, che sfodica i poteri, che rovescia le piramidi, il cittadino che si fa Stato ed entra in Parlamento in soli 3 anni. Abbiamo capito che eravamo noi con la porta chiusa, che le parole guerriere erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire fuori, pensavamo di essere soli e invece eravamo una moltitudine. E adesso siamo sorpresi che così tante persone a noi del tutto sconosciute avessero i nostri stessi pensieri, le nostre speranze, le nostre angosce. Ci siamo finalmente riconosciuti uno nell'altro e abbiamo condiviso queste parole guerriere. Parole guerriere, parole che erano state abbandonate da tempo, in cui si era perso il significato e sono diventate delle armi potenti che abbiamo usato per cambiare tutto, per ribaltare una realtà artificiale dove la finanza è l'economia, dove la menzogna è la verità, dove la guerra è la pace, dove la dittatura è la democrazia. Parole guerriere dal suono nuovo e allo stesso tempo antichissimo. Parole come comunità, onestà, partecipazione, solidarietà, sostenibilità, si sono propagate come un'onda di tuono e sono arrivate ovunque, annientando la vecchia politica. Siamo diventati consapevoli della realtà, sappiamo che possiamo contare solo sulle nostre forze, che il paese rimacede, lo sappiamo, e per quello che ci aspetta sarà un periodo molto difficile. Ci saranno tensioni, problemi, conflitti, ma la via è tracciata. Cioè, come si fa a valutare un curriculum? Voi sapete come si valuta un curriculum dalle nostre parti? Come Marino. Cioè, lo sapete? Ok. Quindi, secondo me non siamo pronti per questo modello. Funziona nei paesi anglosassoni perché è un'altra mentalità. Ma già se ci spostiamo al nord Italia, io sono stata 10 anni nel nord, e purtroppo bisogna dire che comunque c'è un altro tipo, no? Vabbè, o forse più mascherata, non si sa. Comunque, in tutti i casi, voglio dire che secondo me... tutti ci dobbiamo interessare, non solo noi che siamo nella scuola, ma siamo stati abbandonati da tutti, dai mezzi di informazione, anche dai genitori degli alunni, perché si fanno comunque manovrare da sempre dalla mezzi di informazione. Grazie. Innanzitutto la mia esperienza è che il voto di scambio c'è in Valle d'Aosta come in Sicilia e la corruzione c'è davvero dovunque. Poi le dico, professoressa, non si offenda che secondo me lei è del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sa. Poi non le chiedo di votare, quello lo vedrà lei. Vi dico che sono mesi che il Movimento 5 Stelle ha preso una posizione netta, ovvero il ritiro immediato del DL sulla scuola. Vi invito tutti quanti martedì dalle 11 in poi, anche quindi dopo finite le lezioni, davanti alla Camera, perché abbiamo indetto una manifestazione davanti a Montecitorio per urlarglielo in faccia che devono ritirare questo decreto. Vi dico due parole perché, come diceva giustamente la professoressa, non raccontano nulla. C'è un articolo bello della Costituzione, il 33, dice che i privati possono fare scuola assolutamente, senza oneri per lo Stato. Se le scuole nostre, pubbliche, statali, crollano a pezzi, c'è il rischio che muoiano i ragazzini mentre stanno in classe e gli crolla il tetto addosso, o ci sono classi pollaio, ci sono i docenti sottopagati e tanti tanti precari, vi sembra normale dare defiscalizzazioni, quindi in sostanza veri e propri quattrini, soldi pubblici alle scuole private? Assolutamente no. Questo fa questa riforma Renzi. Un'altra cosa che fa, istituisce la figura di un super preside come un manager all'interno delle scuole che può chiamare direttamente gli insegnanti. Questo in alcune zone è pericoloso, perché se tu affidi troppo potere ad un'unica persona, questa persona può essere anche ricattata, minacciata in alcuni territori, o assumi quello o occhio che ti brucio la macchina. Succede, lo sappiamo. Oppure c'è il rischio che possa entrare appunto la corruzione all'interno della scuola. Altra cosa... il 5 per mille per l'edilizia scolare, il 5 per mille uno può destinare una cosa bella, il 5 per mille delle proprie tasse alla scuola. Però quello che noi chiediamo è che si crei un fondo centrale e poi questi soldi vadano distribuiti in base alle esigenze, perché
una bella scuola pubblica dei Parioli, magari già bella sistemata, dove le persone, che, i figli che la frequentano sono figli di persone abbienti, magari ha meno bisogno di alcuni interventi con la scuola, magari di una scuola di fondi. E guardate, lo dice la Costituzione, che bisogna creare il più possibile una scuola sana, equilibrata in tutta Italia. Questa è la riforma. Ma che cosa ci aspettiamo da un di questa riforma? Un tizio che si chiama Davide Faraone del PD, sotto inchiesta per peculato quando lui stava al Consiglio regionale in Sicilia, cioè per utilizzo torbido dei soldi pubblici, nonché questo Faraone, io questo lo posso dire, lei forse non lo diceva, ma io ho l'immunità. Questo Faraone andava a prendere il caffè, diciamo così, a casa di colui che deteneva l'arsenale, l'armeria di una famiglia mafiosa di un quartiere di Palermo. Faraone è stato pizzicato lì, che stava da un tizio che si chiama Agostino Pizzuto, detto Basettone. Questo si è dal Cavallaro al Basettone. Questa è la gente che mettono dentro, è questa. Io a 10 metri c'è Luigi Cesaro, l'autista di Raffaele Cutolo, in Parlamento con me a 10 metri. Soprannominato Gigina Purpetta, tra l'altro il figlio candidato in campagna, l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata, sta in Parlamento, mica male, eh? Ma dall'altra parte vi potrei fare mille esempi, li sappiamo. Che dobbiamo fare? Dobbiamo soltanto impegnarci, dare una possibilità di governo unico al Movimento, perché noi non vogliamo scendere a patti e non faremo mai alleanze, perché abbiamo visto che se tu fai un'alleanza, e sarà sempre un'alleanza a ribasso, per coloro che dicono ma non ce la farete mai a governare da soli, vi invito a riflettere se ci avessero detto 3 anni fa che dei cittadini sarebbero potuti entrare in Parlamento senza conoscere nessuno, avremmo detto che erano pazzi, invece ce l'abbiamo fatta. A chi dice ma il Movimento è buono all'opposizione perché controlla però il governo chissà, ricordo che già siamo al governo in tante città in Italia, tra cui Pomezia, che non è neanche tanto distante, e il sindaco del 5 Stelle, Fabio Fulci, di Pomezia, ha chiuso.